È arrivato, sì, finalmente. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museum. In questa puntata, mentre farò l'unboxing del battery grip per la Nikon D3100, andremo a utilizzare la GoPro Basic per registrare questa recensione. Io non vedrò niente perché, come sapete, la GoPro Basic non ha display e soprattutto non ha neanche uscita video. Almeno c'è l'uscita video, però dovrei acquistare il cavo apposito che non ho ancora. Allora, quest'oggi ci è arrivato il battery grip. Per chi non sa cos'è il battery grip, è un'estensione per la reflex per far durare più a lungo la nostra batteria. Infatti si possono inserire due batterie. Arriva in teoria da Florence, cioè da Firenze, ma a me sembra che arriva da tutto ma tranne da Firenze. Infatti mi pare di capire che arriva esattamente dalla Germania o un qualcosa del genere, dall'ufficio postale della Germania. Però vabbè, andiamo ad aprire e facciamo il nostro unboxing. Allora, il pacco risulta un pochettino leggero, non so per quale motivo, roba del genere. Vediamo se c'è tutto dentro. Vediamo. Allora, l'imballaggio devo dire che è fatto piuttosto bene. Ok, uno e due. Ok, all'interno ci troviamo il cavo di collegamento che servirà da collegare la nostra macchina fotografica al nostro dispositivo di scatto che il nostro battery grip ha all'interno. Abbiamo poi, oltre al battery grip, anche questi due manuali per Nikon D3100, D3200 e Nikon D3300. Quindi sappiamo che è compatibile con queste macchine fotografiche. Ora mettiamo da parte i manuali e andiamo a vedere il battery grip. Il battery grip è perfetto, hanno fatto una finta plastica, diciamo, sembrava più ferro quello che acquistavamo su internet, ma in verità è plastica e non è per niente, diciamocelo, non è per niente perfetto, anche perché costerebbe veramente poco, secondo me, questo oggetto. Però adesso ci facciamo il test in diretta, togliamo la batteria e andiamo a inserirci dentro la nostra macchina fotografica, che di per sé non si aggancia neanche, perché c'è il nostro sportello che deve essere sganciato. Quindi andiamo a sganciarlo. Per sganciarlo basterà, credo, una pressione. Ok, ecco qui. Come vedete il nostro sportellino viene via senza problemi. Ora andiamo ad agganciarlo in questo modo. Andiamo ad avvitare tutto sotto con la vite. Ok. Come vedete uscirà una roba del genere. Qui sotto ci dovremo mettere le nostre batterie. Una, e come vedete attiva. E poi due, la batteria secondaria. Ok, a questo punto le nostre batterie sono tutte e due inserite, quindi di conseguenza ogni volta che andremo ad accendere utilizzerà le nostre due batterie. Poi, dopodiché, andiamo a prendere anche il nostro dispositivo di collegamento con il cavo. Andiamo a fare questa cosa, ce l'agganciamo una e una due. Ora, se noi andremo a utilizzare questo tasto, infatti, ora può scattare senza problemi. Possiamo utilizzarla in questo modo, quindi così, oppure così. Però, come vedete, è un supporto veramente molto, ma molto valido. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata della Computer Museo. Ciao, ragazzi!